Conte Dracula è in realtà un personaggio storico realmente esistito, il conte Vlad Tepes III, e appartenente all'ordine dei dragoni e quindi detto Draculia. Il conte Dracula in realtà non esiste, ma è semplicemente appunto il mito creato dal romanzo di Stoker. Ci sono tre sezioni, due variazioni sul tema e due omaggi. Le tre sezioni sono quella storica, curata appunto dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, che ricostruisce storicamente il personaggio realmente esistito. C'è poi invece la parte letteraria, perché appunto quando Stoker scrive il suo romanzo traduce tutti questi elementi storici in finzione letteraria e nasce appunto il capolavoro. Poi c'è la sezione dedicata al cinema, che forse tra le arti è quella che prende più a piene mani nel tema, sul mito di Dracula, e queste sono le tre sezioni in cui si articola la mostra. Poi appunto due variazioni sul tema, una sul design, e quindi si cerca di ricostruire qual è l'architettura tipica del vampiro, il design, il gusto del vampiro, e l'altra invece dedicata alla moda. Ci sono poi anche due omaggi, uno a Eiko Ishioka, che è la grande costumista scomparsa quest'anno e che ha realizzato i costumi per il Dracula di Stoker, e abbiamo qui l'armatura che indossava Gary Oldman, riprodotta nell'occasione dai produttori hollywoodiani, e poi un omaggio invece a Crepax, che con 18 disegni inediti, quindi mai visti, presenta l'incontro di Valentina, il suo personaggio più famoso, con il conte Dracula. Alle nostre spalle ci sono appunto gli storyboards di Coppola, del film di Coppola su Dracula, che sono per la prima volta in Italia, quindi sono una cosa molto importante. Abbiamo anche la sceneggiatura originale. Dracula è un mito, anzi sono due miti, però c'è un personaggio storico dietro il mito e quello è il principe della Voivodia del 400. Questa parte della mostra ha solo oggetti molto rari. Il pezzo principale di sicuro è questo ritratto, il ritratto più antico di questo principe Vlad il III, Tepes si chiama in Romania, l'impalatore. Poi ci sono oggetti turchi che sono anche molto rari, come gli archi decorati in oro. Tanti, tanti libri che parlano del vampirismo, dove i teologi, i filosofi, anche medici più conosciuti del Settecento hanno scritto le loro teorie se il vampirismo esistesse o no. Parlare delle relazioni tra Dracula, il design e l'architettura è molto difficile perché siamo sempre marcati dalle immagini straordinarie create da un secolo di cinema. Non bisogna dimenticare che Dracula è una persona che vive da tanti secoli, quindi la sua relazione con gli oggetti è molto particolare. Probabilmente è un costruttore di Wunderkammer che contengono tutte le epoche che ha attraversato nella sua lunga vita. Ci sono alcuni suoi oggetti d'affezione, come ad esempio le cazzuole per fondare gli edifici, che sono anche oggetti rituali. E poi ci sono questi monticoli delle sue terre originarie, nel senso di portarsi dietro la terra di fondazione. Si potrebbe anche interpretare Dracula come fondatore, o meglio rifondatore di città. Donna Bump è stata praticamente proposta alla fine dell'Ottocento. Secondo me è accoppiata l'idea di questo inizio di emancipazione delle donne. La donna che diceva no all'uomo perché io ho la mia indipendenza e la mia vita, spaventava. E allora l'hanno dovuta, come dire, demonizzare. La donna Vamp è una donna demone inventata
bella idea dell'uomo. La principessa Turandot è, diciamo, una crudelia, è una che utilizza il suo potere ed è convinta che nessun uomo sarà alla sua altezza, come dice la favola, finché non ha trovato la chiave. Le donne burche invece sono le donne, secondo me, completamente vampirizzate dalla società maschile orientale. Del cinema abbiamo scelto una sezione un po' maledetta che si può vedere attraverso Feritoia, in cui raccontiamo i baci dei vampiri, questi baci letali o fatali. E poi c'è una sezione in cui abbiamo cercato di fare un montaggio prevalentemente di immagini in bianco e nero, perché io sono convinto che il vampiro sia una creatura d'ombra, una creatura che vive di luce e muore con la luce, e quindi di immagini in bianco e nero inframmezzate da scritte tratte da filosofi, sociologi, pensatori che cercano di interpretare un po' la figura del vampiro. Dalla figura originaria del vampiro rimane l'idea di una creatura che al contempo è assolutamente simile a noi, ma totalmente diversa da noi. Una creatura che vive come noi, prova le nostre stesse emozioni, ma non conosce la dimensione del tempo perché è immortale, non conosce la dimensione del giorno perché vive di notte e non conosce la dimensione dell'amore perché è condannato a dare la morte baciando. E tuttavia il bacio del vampiro pare, dicono coloro che l'hanno provato o l'hanno sognato o se lo sono immaginato, sia un'esperienza incredibile tale da rendere banali qualunque altra esperienza di bacio possa succedere a noi comuni mortali.